Il regno dei Franchi era il più solido di tutti i regni che si erano formati a seguito delle invasioni barbariche del crollo dell'Impero Romano nel V secolo d.C. Tra la fine del V secolo e gli inizi del VI, il re Clodoveo della dinastia dei Merovingi aveva guidato i Franchi nel passaggio da un insieme di tribù al più importante dei regni romano-germanici. Inoltre i Franchi, a differenza di altri popoli barbari, si erano convertiti subito al cristianesimo e questo li aveva posti da sempre in una posizione privilegiata agli occhi della Chiesa di Roma, di cui erano divenuti un solido e importante punto di riferimento politico-militare. Alla morte di Clodoveo, nel 511 però, il regno era andato diviso tra i suoi figli come un patrimonio privato di famiglia. Così, nelle terre abitate dai Franchi, tra il VI e il VII secolo d.C., i sovrani cercarono di dar vita a un regno unitario, ma i loro sforzi venivano puntualmente vanificati dalle divisioni ereditarie e dalle concessioni territoriali con cui i sovrani stessi volevano assicurarsi l'appoggio militare dell'aristocrazia. La situazione cambiò radicalmente con l'avvento al potere di Pipino il Breve, il capostipite della dinastia carolingia. Nel 751 egli depose l'ultimo sovrano merovingio e riunificò il regno franco sotto un'unica autorità centrale, restituendo legittimità e prestigio alla figura del re. Non solo, l'autorità di Pipino godeva anche dell'appoggio della Chiesa di Roma, che era favorevole all'ascesa del re Franco per due ragioni. Da una parte, la forza militare dei Franchi poteva essere molto utile per arginare la minaccia dei Longobardi, che avevano tentato di impadronirsi dei territori amministrati dalla Chiesa. Dall'altra, il Papa voleva sostituirsi all'imperatore d'Oriente nel potere di legittimare i sovrani. L'imperatore bizantino, dal canto suo, non ebbe la forza di opporsi all'accordo tra i Franchi e il papato e conferì anzi a Pipino lo stesso titolo che spettava agli esarchi imperiali, quello di patrizio dei Romani. L'alleanza con il Papa, avviata da Pipino e proseguita dai suoi successori, accentuò il distacco dei bizantini dall'Italia e, favorendo l'arrivo dei Franchi nella nostra penisola, creò le condizioni per l'affermazione del dominio temporale dei papi. Da allora, l'esistenza nel centro dell'Italia di un solido e ben difeso territorio della Chiesa, il cosiddetto patrimonio di San Pietro, rese impossibile ogni successivo progetto di unificazione della penisola.